La casa è in vendita da 3 settimane, ma non è ancora stata venduta. Manca poco alla nascita del bambino, sarà stressante. Vi piace il West? Come l'hai capito? Eccessivo per gli acquirenti. Il colore può fare la differenza. Questo non va bene. Dobbiamo cambiare molte cose. Ho l'impressione che non siate d'accordo. È sempre meglio vendere velocemente una casa. Se la proprietà rimane invenduta, in pratica è una sconfitta. Come esperta di mobili, ho visto fare sempre gli stessi errori. Alle volte bastano un consiglio esterno e tanto impegno per fare la differenza tra un fallimento e un vero affare. È difficile capire da dove iniziare. Ogni situazione è sempre diversa dall'altra. David e Susanna hanno una casa bellissima in una zona esclusiva della città. È valutata $1.029.000. Hanno un figlio, Liam, e tra pochissimo arriverà un fratellino. Vogliono andare a vivere in campagna, dove stanno costruendo la casa dei loro sogni, ma quella in città non è ancora stata venduta e non possono permettersi le spese di 2 case e di un bambino piccolo. Ho comprato la proprietà circa 11 anni fa. Sono stato subito conquistato da tutto questo legno grezzo. La casa è in vendita da 3 settimane. È bella, ma non è ancora stata venduta. Sarà molto stressante se non venderemo in fretta. Il bambino sta per nascere. Sarebbe molto difficile sistemarla per i giorni di visita con un neonato e Liam. La casa che stiamo costruendo sarà pronta tra non molto, ma adesso dobbiamo concentrarci di più su quella. David e Susanna vivono in un quartiere esclusivo noto per lo stile architettonico tradizionale. Le case qui vengono vendute di solito in meno di una settimana per più di 1 milione, però non hanno ancora ricevuto offerte. È per questo che sono qui, per trasformare questa casa da invendibile a vendibile. Ciao, entra. Questo sì che è un campanello. Mi piace molto. Mette allegria. Ragazzi, la casa è bellissima all'esterno. Proprio non capisco perché non sia stata ancora venduta. Posso curiosare un po' in giro? Accomodati, fai ma pure. Certo. Questo è il salotto. Sì. È una stanza fantastica, molto luminosa. Credo ci sia un tema. Quale pensi che sia? Il vecchio West. Esatto. Indovinato. C'è proprio l'atmosfera country. Già. David è un po' cowboy. Sì. Ok. Hai tinteggiato in questo modo da solo? Sì, esatto. Il caminetto è un complemento grandioso con i mattoni a vista. C'è una bella armonia tra le pareti, i mattoni e il legno. Ha davvero carattere. Questa è la sala da pranzo? Le finestre colorate e il rivestimento in legno sono qualcosa di eccezionale. E anche se il termosifone è altrettanto bello, bisogna comunque ravvivare un po' la stanza. L'illuminazione distoglie l'attenzione dal giardino. C'è molto legno di tante tonalità differenti. È un po' troppo dominante. Ora andiamo in cucina. Caspita, è veramente bella. È elegante e funzionale. Mi piace la zona pranzo. È molto chic. Credo non ci sia nulla da fare qui. Ora andiamo di sopra. Ecco la nostra camera. Queste le trovo orribili. Scusa, David. Presumo sia stata una tua idea. Sì, in effetti. Sembrano le porte di un saloon. È una cozzaglia di stili, perché questo colore è moderno. Il letto mi piace. Creeremo un ambiente omogeneo. È una stanza fantastica che può presentarsi meglio. La stanza del bambino. Mi piace la culla. È un oggetto raro. È diversa, particolare. È stato amore a prima vista. Sapete, potremmo trasformarla in una seconda stanza per gli ospiti. E questo è il nostro studio. È molto ampio. Ci sono parecchi mobili. Potremmo cambiare la destinazione della stanza. Ora che ho visto tutto, è il momento di scendere e parlare. Ok. Perfetto. Dopo di te. È una casa da $1 milione, ma ora sembra un hotel stile vecchio West in cui sono andata quando avevo 10 anni. I cowboy, le corna, i tavoli di finta roccia devono sparire. Faremo in modo che la casa sia chic come la cucina, altrimenti non verrà venduta.
Inizio dicendo che la casa mi piace. Avete una delle cucine più belle che abbia visto. Le finestre colorate, il rivestimento in legno è quello che si vuole trovare in una casa come questa. Sono i dettagli che aumentano le potenzialità dell'immobile. Devo dire che al momento l'ambientazione da vecchio West è troppo evidente e fa scappare gli acquirenti. Questo tavolo è molto originale, però non è quello che la gente si aspetta entrando in una casa di questo quartiere. Sono d'accordo, è il momento di cambiare. Voglio parlare anche del caminetto. Lo renderemo un po' più moderno e meno da West. In effetti non mi era mai piaciuto. Già, sono d'accordo anch'io. Capisco che vi piaccia il legno, comunque credo che qui ce ne sia davvero troppo. Ho l'impressione che non siate d'accordo. Togliere tutto il legno per noi è impensabile. Avrete ancora quei bellissimi pannelli, dovranno solo essere verniciati di un altro colore. Dovete fidarvi di me, almeno un po', e vedremo che succede. Ma poi li farai tornare come prima? Ci penserò. Sono fiduciosa. Ho visto questa casa e so che con le nostre modifiche sarà fantastica. Penso che dovremo sistemare la camera di sopra, smorzare il riferimento al Far West e eliminare un po' di legno. Siamo tutti d'accordo? Sì, anche se un po' spaventati. Mi spiace. David e Susanna hanno molta fretta. Il loro secondo figlio nascerà tra poco e stanno provando a vendere la casa. Lo stile western non attira gli acquirenti, che per $1 milione vogliono una casa moderna e non un ranch. Sto per incontrare Kevin per chiedergli cosa ci sia di sbagliato. Quante visite sono state fatte finora? Ce ne sono state circa 20, curate da agenti immobiliari. Molti giorni e tantissimi acquirenti. Probabilmente la casa è stata vista da 100 persone. Caspita! Sono tanti. È una casa fantastica. In un posto fantastico, con un giardino enorme. Cos'ha che non va? Sai, Sophie, quando gli acquirenti escono dalla cucina e vedono un resto, perdono interesse. Come hai potuto vedere, la casa è arredata in stile vecchio Far West. E questo è eccessivo per tutti. Non è quello che si aspettano di vedere in un quartiere lussuoso come questo. Ma quando daremo alla casa un aspetto più raffinato, avrà un'altra immagine. Se riuscirete a farlo, probabilmente si venderà in fretta. David e Susanna vogliono cambiare vita, ma per farlo devono vendere la loro casa, che adesso però assomiglia più a un ranch. Così mostrerò loro una casa simile nel quartiere. Avranno un'idea di ciò che si desidera per $1 milione. Molto bella. La stanza è simile alla vostra. Guardate la finestra. I telai sono bianchi e hanno ripreso lo stesso colore ovunque, il che è molto elegante. Anche se è stato verniciato, si vede ancora che è legno. Vi piace il caminetto? È tradizionale, ma è più bello del nostro. Mi piace il fatto che abbiate un caminetto a legna. Ormai sono a gas o elettrici. Voglio farlo risaltare di più. Ora andiamo in sala da pranzo. So che è tradizionale e non è di vostro gusto. Ma è più in linea con le aspettative degli acquirenti. Che dite dei termosifoni? Si integrano bene. È questo che vogliamo fare da voi. Coprire i termosifoni al piano terra, abbinandoli alla pannellatura, per farli sembrare delle decorazioni. Andiamo di sopra. Ma è carinissima. Hanno realizzato la stanza del bambino nella camera più piccola delle tre. Ok. Questa è la seconda camera. Ci sono tre camere da letto. Manca la stanza matrimoniale. È molto simile alla vostra. Ma penso che sembri più grande, perché nella vostra quelle enormi porte da saloon non fanno risaltare lo spazio, quindi le toglieremo, così la stanza sembrerà più grande. Possiamo andare di sotto? Come descrivereste questa casa? Tradizionale e classica. Esatto. Non è il vostro ideale, ma è piuttosto neutra e classica. È stata venduta a più di $1 milione. È quello che vogliamo anche noi. David e Susanna hanno capito che li aiuteremo a ottenere quello che vogliono. Ho chiamato il mio cowboy personale, il nostro collaboratore Anthony Sayers. Anthony è il capocantiere.
Vi spiegherà i cambiamenti che saranno apportati. Ok. Entrando in casa, ho avuto l'impressione che vi piaccia lo stile Far West. O sbaglio? L'hai notato? C'è molto legno, forse troppo. Lo tinteggeremo di bianco come i telai delle finestre per armonizzare l'ambiente. Ok. Le pareti hanno un falso aspetto vissuto. Volevi l'effetto fumo? Fumo e whisky. Cose da saloon. Dobbiamo tinteggiarle tutte dello stesso colore. Il caminetto è bello, ma è un po' datato. Mi piace questo, sul serio. Stavo pensando di usare il marmo attorno al perimetro e poi rifinire con il legno. Sembra una buona idea. Così questo potrà essere messo in evidenza. Darà all'insieme un aspetto più contemporaneo. Sì, è vero. Che è una cosa importante. Dobbiamo riorganizzare le stanze di sopra. Saranno tutte camere da letto. Sì, per $1 milioni bisogna massimizzare lo spazio notte al primo piano. Come dico sempre, c'è tanto da fare. Tu mettiti seduta, mentre noi raduniamo la mandria. Andiamo! Proisa! Oh, cavolo! Fatto! La casa sta già prendendo forma. Le corna sono sparite, così come le rocce. Si possono già notare le differenze. Sono contenta che stia succedendo prima che lui nasca, perché sarebbe più difficile riuscire a fare tutto questo con un neonato. Questo colore fa la differenza. Così non assomiglia più a un saloon, ma a un soggiorno. Non credo che la tinta color tabacco fosse così bella. È molto meglio di prima. Quel marrone, beh, non funzionava. Sì, era orribile. Abbiamo messo soltanto il primer. Hai mai provato a pitturare queste porte? È un incubo. Davvero? Sì, ci vuole tantissimo tempo e se non si sta attenti, cola e succede un bel guaio. Come impedisci alla vernice di colare lì sotto? Il modo migliore è lavorare con un'altra persona. Uno passa il rullo mentre l'altro tampona. Ok. Tu passa il rullo e io fermo il colore con il pennello. Così si va molto più veloci. Altrimenti si impiegano 4 ore per una sola porta. Tesoro, non posso stare qui 4 ore. Ho tanto da fare, come incontrare gente. Questa è fatta, ne restano 5, quindi è meglio sbrigarsi. Sì. Ok. Ora la stanza è stata tinteggiata ed è spettacolare. Il termosifone non lo è. Quello che farò sarà posizionare delle grate in alluminio molto decorative e una cornice che ho fatto io. Metterò l'alluminio sul retro della copertura, fissandolo con la cornice. Poi tinteggerò tutto di bianco, come i telai. Metterò un coperchio, così potranno posarci degli oggetti. Darà un tocco di design. Il mio bellissimo legno. Lo so. Il mio legno grezzo. Non ti viene da piangere? Sì, tinteggia meglio lì, per favore. La casa sta venendo bene. Abbiamo tolto tutti i riferimenti al West e l'atmosfera sta cambiando. Sta diventando più sofisticata. Ma non stappo ancora lo champagne perché... c'è ancora tanto da fare. Varrà $1 milioni quando sarà finita? Vale già $1 milione, no? Direi più di 500.000. Ok, posso lavorarci. Ricordi che prima c'erano quelle piastrelle rosse? Le ho tolte e ho messo queste di ceramica. Ho messo prima il marmo perché si deve utilizzare un materiale ignifugo per il caminetto. Per questo, prima il marmo e in seguito il legno. Il pannello di fibra a media densità nasconderà i mattoni. Che altrimenti stonerebbero. Sì. Ho messo una valvola per controllare che il camino abbia un buon tiraggio. Adesso vale i soldi richiesti. Quanto hai speso in tutto? Per le piastrelle, il marmo, il legno, la colla, direi al massimo $200. Incredibile. Ora vado, ti lascio. Non vorrei disturbare un genio al lavoro. Va bene. A dopo. Ok. Rinnovare dei decori come un vecchio caminetto non necessariamente costa tanto.
ma i piccoli cambiamenti fanno la differenza quando si vende. Questa casa si trova in un quartiere vicino e ha caratteristiche simili. Ma è stata sistemata in modo che potesse valere più di $1 milione. Il caminetto non è a legna, come quello di David e Susanna, ma ha un design classico, con un tocco moderno. Il contorno di marmo, le modanature bianche e le librerie incrementano le possibilità di vendita. Tutti i pannelli di legno e le finiture sono stati tinteggiati di bianco, così da mantenere lo stile classico del legno, ma con una leggerezza che pervade tutta la casa. La sala da pranzo è confortevole. Un bel tavolo valorizza lo spazio e elementi moderni come il lampadario e le sedie migliorano la stanza e fanno risaltare le modanature bianche. Nella camera matrimoniale le finiture bianche, i toni chiari e lo stile semplice fanno sembrare la stanza più grande di quello che è. Questa casa vale tutti i soldi richiesti e ha 2 camere in più. I progetti per la proprietà di David e Susanna prevedono di portarla allo stesso livello, facendo sparire per sempre lo stile da vecchio West. La casa di David e Susanna è in un'ottima posizione ed è in vendita a $1.029.000. Agli acquirenti non piaceva lo stile da Far West, così l'abbiamo eliminato, rendendo la casa un po' più elegante e confortevole. Tinteggiare il legno di una bella tonalità di bianco è stata un'ottima scelta. La stanza ora sembra nuova e classica, con un tocco moderno. Abbiamo usato gli stessi mobili, ma è incredibile come il caminetto rimesso a nuovo e la tinteggiatura trasformino lo spazio. Con un piccolo investimento, il caminetto attirerà di sicuro l'attenzione. La sala da pranzo era oscurata da troppo legno che nascondeva gli elementi classici. Ora è più luminosa e brilla di eleganza, e finalmente le finestre colorate possono risaltare. Un nuovo tavolo da pranzo e il lampadario creano il look sofisticato che piace agli acquirenti. E la copertura per i termosifoni dà un tocco di originalità. Finalmente l'intero piano terra è bello tanto quanto la cucina. Abbiamo cambiato il colore alle pareti della camera matrimoniale, tinteggiando di bianco il legno ed eliminando i decori a tema. Così è diventata più luminosa. Trasformare la camera del bambino in una per gli ospiti era un modo per mostrare il potenziale dello spazio. E lo stile neutro la rende adatta ad un maggior numero di acquirenti. Non ci siamo dimenticati di Liam. La stanza che prima era lo studio è stata trasformata in una bella cameretta, senza il disordine che ne comprometterebbe lo spazio. È valsa la pena spendere $6.000, perché una casa di questo calibro deve valere tutto il milione richiesto per acquistarla. Gli sforzi extra pagano sempre, anche nel mercato immobiliare. Niente fa risaltare una stanza come un colore diverso, e non parlo solo delle pareti. Se il battiscopa, i pannelli di legno e le finiture sono colorati, fate in modo che siano abbinati. Assicuratevi che un tipo di design non metta in ombra la casa. Qualunque sia il vostro stile, agli acquirenti non interessa, vogliono toni neutri. Se il prezzo è alto, lo sono anche le aspettative e per $1 milione i compratori vogliono la perfezione. Tutti i dettagli sono importanti. Mi piacciono il soggiorno e la sala da pranzo, sono fantastici. Prima il caminetto era veramente datato, aveva bisogno di un ritocco. Mi piace come è diventato. Sono sicuro che sarà apprezzato. La casa adesso finalmente vale più di $1 milione. È sofisticata, elegante ed è in linea con altre del quartiere. Chissà cosa diranno i potenziali acquirenti. Il giorno delle visite è vicino e tutto è favoloso. Abbiamo liberato la casa dallo stile vecchio West e ora vale il prezzo richiesto. Adesso c'è la prova del 9, vedere cosa ne pensano gli acquirenti. Ecco il soggiorno. È bellissimo. È diverso da prima. Eri già stata qui? Che cosa ne pensavi? Era troppo in stile Far West. Ora va meglio. Mi piacciono i colori, gli abbinamenti, il modo in cui si sposano. È un caminetto a gas o a legna? È un caminetto a legna. È fantastico. Ti mostrerò la sala da pranzo. Decisamente meglio. Sembra una stanza diversa. Il rivestimento in legno era di un colore diverso, sì, ricordi? Sì, assolutamente. La cosa che preferisco della casa sono i pavimenti in legno. È confortevole, piacerà moltissimo. Questa è la seconda camera. La ricordavo molto più piccola. Adesso sembra molto più spaziosa.
Perché prima c'erano un lettino, un fasciatoio e un divano. I mobili non erano grandi, ma erano troppi e la facevano sembrare piccola. Vedrai la stanza matrimoniale. Oh, mi piace! Prima non era così. Non posso credere alla differenza. Il colore del pavimento risalta. Credo che mi troverei benissimo qui. L'ultima camera. Prima era diversa. La stanza del bambino era... Quella del bambino era lì. Esatto. Questo era lo studio. A questo prezzo si devono avere 3 camere da letto. Sì. Prima hai detto che quando sei venuta qui non eri sicura della grandezza delle camere. Sì. Quanto sono cambiate? Sembrano molto più grandi, soprattutto quella matrimoniale. Sono molto più invitanti. Riesco a immaginare come ci starebbero i miei mobili. Pensi che adesso valga il prezzo richiesto? Oh, di sicuro. Credo sia bellissima. È veramente un bel colpo d'occhio. Mi piace tutto della casa. L'ampiezza, la funzionalità, i colori. Compriamola! Sophie, sono sbalordito. I commenti che ho ricevuto dagli acquirenti oggi sono davvero positivi. Penso che alcuni di loro torneranno e spero che qualcuno faccia un'offerta. Incrociamo le dita. La casa è fantastica, è così diversa. Pensavo che tinteggiare il legno grezzo avrebbe rovinato l'atmosfera. Però devo ricredermi. Penso che far diventare la nursery una camera da letto sia stato davvero geniale. Le stanze sono così armoniose adesso. Sono sorpresa del modo in cui hanno fatto le cose. Penso che ora valga più di 1 milione. Spero che lo pensino anche gli altri. Dopo aver fatto in modo che la proprietà di David e Susanna si presentassero al meglio, l'interesse per l'immobile è aumentato. La famiglia potrà presto trasferirsi nella sua casa in campagna e vivere serenamente. Abbiamo fame, 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 fame. Siamo affamati. Cosa facevi negli anni Ottanta? Facevo breakdance. Cosa fai, Rita? Meglio di Hulk! Grande Brian!